spazi per i giovani, come sappiamo, sono sempre di meno e la possibilità di costruire anche le carriere artistiche sta diventando difficile. Siamo molto contenti di essere partner di questo progetto sostenendo questa iniziativa. Sono un simbolo che rappresentano la presenza mafiosa sul territorio, ma che possono essere antidoto del sintomo, del problema che rappresentano, perché se ci mettiamo insieme possiamo costruire laddove c'era sottrazione da parte della criminalità organizzata. La nostra vista a lungo termine sarà quella di adibirlo una parte a spazio espositivo, come lo vedete questa sera, e un'altra parte invece sarà adibita a spazio laboratoriale, dove quindi sarà possibile effettivamente creare e per le persone che ne usufruiranno mettere effettivamente le mani in pasta nel processo di conoscenza della creazione delle opere. A dispetto della virtualità, a dispetto della nostra capacità di stare nell'etere, questa circoscrizione in particolar modo, questa porzione di città ha bisogno di luoghi fisici, ha bisogno di fisicità, ha bisogno di contatto, ha bisogno di far incontrare le persone. Questo spazio dice che le mafie sono anche presenti al nord Italia ed è stato un tema naturalmente difficile da rappresentare. Quindi luoghi come questi in qualche maniera possono diventare anche spazi che in qualche modo, attraversati dalle persone, danno la possibilità di acquisire conoscenza. Tra movimenti e enti pubblici possono produrre davvero un bene aggiunto nei beni confiscati.